torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino, 0825 19 31 778. Legalità, territorio, nuove opportunità, e questo è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta questa mattina presso l'Istituto Francesco de Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi. A partecipare all'iniziativa il primo cittadino sant'angiolese Rosanna Repoli, il dirigente scolastico Gerardo Cipriano, il prefetto di Avellino Maria Tirone, ma anche il procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo ed il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che hanno parlato di legalità con i ragazzi dell'Istituto Superiore al Tirpino. Credo che su questi territori una delle battaglie più importanti sia quella di opporsi alla desertificazione, che passa attraverso tante cose, no? Gli ospedali, le scuole, il tribunale e soprattutto le occasioni che devono essere date ai giovani, che devono rimanere qua e devono, come dire, impegnarsi per mantenere questo territorio libero da presenze delinquenziali particolarmente accentuate, come c'è invece in tanti altri territori della Campania. Io penso che sia un impegno indispensabile quello di garantire ai giovani di questo territorio di poter organizzare la loro vita qui, dove sono nati e dove devono continuare, come dire, a rimanere e a svolgere le loro attività. Bisognerebbe attirare i giovani, farli restare. Per far restare i giovani bisogna fare politiche di sviluppo e di crescita, non solo economica ma più generalmente di crescita democratica anche di questi territori. Qui ci sono tante potenzialità ancora inespresse che andrebbero valorizzate. Credo che sia il compito della politica, ma io credo che la politica debba fare questo, cioè il compito della politica è quello di fare dei progetti e realizzarli, progetti di sviluppo e di crescita, ripeto, democratica per tutto il paese, quindi non solo per alcune aree territoriali e non per altre. Credo che sia l'Irpinia sia un territorio sostanzialmente immune, parlo dell'Alta Irpinia in particolare, sostanzialmente immune da insediamenti criminali del tipo di quelli che abbiamo combattuto per 30 anni. L'importante però è vigilare sempre perché non si verifichino queste infiltrazioni che altrove si sono verificate. Naturalmente le mafie seguono lo sviluppo, vengono attirate da dove ci sono, come dire, attività in piedi di sviluppo economico. Qui purtroppo sviluppo ce n'è poco e quindi anche questo deve lontanare le mafie e non è una buona cosa. Secondo me l'importante sarebbe associare sviluppo e legalità, sono due, è un binomio assolutamente inscindibile.